Le guerre tra Lucca e Pisa, una rivalità secolare. Lucca e Pisa sono due città toscane che distano circa 50 km. Sono entrambe città storiche e importanti, con un ricco patrimonio artistico e culturale. Tuttavia, le due città hanno anche una lunga storia di rivalità, che si è manifestata in numerosi conflitti militari nel corso dei secoli. Le prime guerre tra Lucca e Pisa risalgono al X secolo. Quando le due città iniziarono a competere per il controllo del commercio marittimo nel Mediterraneo. In particolare, Lucca era interessata a controllare la foce del fiume Arno, che rappresentava un importante snodo commerciale. Pisa, invece, era interessata a mantenere il controllo delle rotte marittime che collegavano l'Italia con il Nord Africa e l'Oriente. Nel corso del XII secolo, le due città si scontrarono in numerose occasioni. Nel 1111 Lucca fu sconfitta da Pisa nella battaglia di Montecatini. Nel 1162 Lucca riuscì a sconfiggere Pisa nella battaglia di Pontedera. La rivalità tra Lucca e Pisa continuò anche nel XIII secolo. Nel 1289 Lucca si alleò con Firenze per combattere contro Pisa nella battaglia di Campaldino. La battaglia fu vinta da Firenze. Ma Lucca non riuscì a ottenere alcun vantaggio territoriale. Nel XIV secolo, la rivalità tra Lucca e Pisa si intensificò. Nel 1314, Lucca fu conquistata da Pisa. La città rimase sotto il controllo pisano per otto anni, fino alla sua liberazione nel 1322. Nel XV secolo, la rivalità tra Lucca e Pisa si affievolì, ma non cessò completamente. Nel 1494, Lucca si alleò con Firenze per combattere contro Pisa nella battaglia di Pisa. La battaglia fu vinta da Firenze, e Pisa fu costretta a cedere la Corsica a Lucca. Nel XVI secolo, la rivalità tra Lucca e Pisa si concluse. Nel 1509, le due città siglarono un trattato di pace che pose fine ai conflitti militari. La rivalità tra Lucca e Pisa è stata una delle più lunghe e intense della storia italiana. I conflitti tra le due città hanno avuto un profondo impatto sulla storia e sulla cultura della Toscana. La rivalità tra Lucca e Pisa è ancora oggi presente, anche se in forma più sfumata. La sfida calcistica tra le due squadre, Lucchese e Pisa Sporting Club, è uno dei derby più sentiti d'Italia. I principali motivi della rivalità tra Lucca e Pisa. I motivi della rivalità tra Lucca e Pisa sono molteplici. Innanzitutto, le due città sono situate in una posizione geografica molto simile. Lucca si trova sulla riva sinistra del fiume Serchio, mentre Pisa si trova sulla riva destra. Questo ha reso le due città concorrenti per il controllo del territorio e delle risorse naturali. In secondo luogo, le due città hanno avuto una storia politica e culturale diversa. Lucca è stata una città guelfa mentre Pisa è stata una città di Bellina. Questo ha portato le due città a schierarsi su fronti opposti in numerose guerre e conflitti. Infine, la rivalità tra Lucca e Pisa è stata alimentata da fattori economici. Le due città erano concorrenti per il controllo del commercio marittimo e del commercio terrestre. Questo ha portato a numerose dispute e scontri tra le due città. Le conseguenze delle guerre tra Lucca e Pisa. Le guerre tra Lucca e Pisa hanno avuto conseguenze significative per le due città e per la Toscana. Innanzitutto, i conflitti hanno portato a un notevole dispendio di risorse economiche e umane. In secondo luogo, i conflitti hanno danneggiato la prosperità economica delle due città. In terzo luogo, i conflitti hanno contribuito a indebolire la posizione di Pisa come potenza marittima. Nonostante le conseguenze negative, le guerre tra Lucca e Pisa hanno anche avuto alcuni aspetti positivi. Innanzitutto, i conflitti hanno contribuito a rafforzare l'identità delle due città. In secondo luogo, i conflitti hanno contribuito a sviluppare le capacità militari delle due città. La rivalità tra Lucca e Pisa è una parte importante della storia della Toscana. I conflitti tra le due città hanno avuto un profondo impatto sulla storia e sulla cultura della regione.